Pace e bene a tutti. E ancora ci fermiamo su una virtù molto cara a Padre Pio. Sempre i saluti a coloro che ascoltano con devozione e sempre in modo particolare a voi malati, a voi che non potete uscire. La speranza in Padre Pio è stata la spina dorsale della sua vita. Qualcuno ha detto che la fede, la speranza e la carità sono le virtù più grandi, le virtù teologali. Ma Peggy ha detto la speranza è la bambina piccola che porta la fede e la carità. La speranza in Padre Pio è stata la virtù che ha condotto lui ad avere pazienza con sé e con gli altri. Nella speranza, Padre Pio ha trovato la gioia di vivere. Queste parole sembrano un po' astratte, ma se le concretizziamo, ci accorgiamo quanta fede, quanta speranza Padre Pio ha vissuto ed esercitato. Quando nel 1932, per motivi che tutti sanno, a Padre Pio fu proibito di celebrare in pubblico, fu proibito di ricevere uomini e donne soprattutto, perché era facilissimo accusare Padre Pio. Facilissimo, aveva contatti e colloqui con tutti. Padre Pio, tu non puoi più celebrare in pubblico, gli dissero. E prima che gli comunicassero questo ordine venuto da Roma, i padri provinciali e il padre guardiano litigavano fra di loro a chi toccasse comunicare questa cosa a Padre Pio. Padre Pio, che aveva sentito tutto, aveva capito, dice: ma che c'è? No, sa padre, da Roma hanno detto che tu non puoi più celebrare. Scusa, ma la messa a solo, posso dire la messa da solo? Certo, Padre Pio, e non mi hanno tolto nulla. E celebrò in quei 2 anni le messe più belle della sua vita, nonostante le proibizioni, ed esercitò in quel periodo la virtù della speranza in maniera eroica, perché prima o poi sarebbe arrivata la liberazione, come di fatti avvenne dopo 2 anni, ma 2 anni sono troppo lunghi per esercitare la speranza. Donaci, caro Padre Pio, un po' di pazienza, che significa speranza. Amen.